Per chi pensa che la USS 3 Serenissima si dimentichi dell'area Clodiense, una buona notizia. Saranno investiti più di 14 milioni di euro nell'area ospedaliera, in strutture, tecnologie e professionalità, in modo da rendere adeguata l'offerta alla richiesta del territorio. Un territorio di importanza rilevante, a parere del direttore generale dell'azienda sanitaria 3, Edgardo Contato, di riferimento per un grande bacino d'utenza, soprattutto nel periodo estivo. Presidio strategico anche per i servizi che qui saranno realizzati: Casa della Salute, Hospice, Ospedale di Continuità, nuova distribuzione di servizi di sanità pubblica. Da cavarsere annuale saranno investiti nell'azienda sanitaria più di 250 milioni di euro, una cifra da brividi, sottolinea il direttore generale. Il servizio più importante tra quelli in programmazione è la PMA, procreazione medicalmente assistita, voluta dalla Regione, per la realizzazione della quale ci si sta affidando al professor Vitaliani in qualità di consulente. Chioggia sarà il punto hub nel territorio di riferimento per le altre strutture ospedaliere. La riqualifica dell'area ora cantierata darà la possibilità di destinare spazi ad altre attività ambulatoriali, quale oculistica, endocrinologia ed altri, che richiedendo sale operatorie a basso impatto possono trovare qui collocazione, anche questa nell'ottica di rivalutare la struttura ospedaliera. Un progetto che si svilupperà nell'arco di un paio d'anni, soggetto ad un investimento prioritario. Inoltre, nella riqualifica cadranno anche i servizi veterinari, i quali per una città come Chioggia di grosso impatto nel settore ittico sono essenziali. Alcuni interventi saranno finanziati dal PNRR, quali la casa di comunità e l'ospedale di comunità, altri da fondi regionali. L'intervento antisismico e antincendio renderanno la struttura tra le più sicure nel territorio regionale. Il servizio di procreazione medicalmente assistita sarà l'unico centro di questa tipologia nel territorio della USS 3 Serenissima. Su di esso saranno investiti 658.000 euro degli oltre 1.800.000 investiti nel gruppo parto. Ci saranno quattro nuove ostetriche dedicate alla PMA e altro personale. La consegna è prevista per il maggio del 2023. Di nuova realizzazione sarà la casa di comunità che vedrà la riqualifica di un'area. Si tratta di un edificio con due piani fuori terra in cui saranno previsti sei ambulatori per le cure primarie, 8 per la diagnostica, oltre che 5 locali per l'assistenza di prossimità. L'ospedale di comunità prevede una ristrutturazione di Villa Verde, dove troveranno posto 20 letti, 5 per l'hospice. Per la realizzazione dell'ospedale di comunità saranno trasferiti il SERD e la diabetologia, che saranno spostati a Villa Bianca. Per il tutto saranno investiti sull'area dell'ospedale 14 milioni e 280 mila euro.